Alcuni di voi mi hanno chiesto un chiarimento sulle differenze tra la memoria stato solido della Crucial e proprio il modello BX500 che è da 240 GB e il modello MX500 che è da 250 GB. Abbiamo già una differenza capacitiva di 10 GB, ma non solo, ci sono altre differenze tecniche che le differenziano. Conosciamo subito queste caratteristiche tecniche. Voglio sottolineare il fatto che questo video possa sembrare banale a chi è esperto di tecnologia, ma questo video è dedicato a chi ne capisce poco, a chi si chiede che differenza c'è tra una memoria flash ed un'altra. Quindi invito all'esperto di lasciare il suo pensiero e il suo commento sotto al video, perché comunque mi farebbe piacere e magari potrebbe essere utile anche per qualche utente meno esperto. Ma è il momento di passare al video. Recandoci sul sito del costruttore, notiamo subito la differenza delle caratteristiche tecniche tra queste due SSD. Abbiamo il modello MX500 che ha una lettura di 560 MB al secondo con una scrittura di 510 MB al secondo, mentre il modello BX500 ha una lettura di 540 MB al secondo con una scrittura di 500 MB. Attraverso questi numeri potremmo farci anche l'idea che magari non valga la pena di spendere di più per quei pochi megabyte, ma con il test verificheremo se davvero c'è questa differenza minima che dichiara il produttore. Tenendo sempre presente che questo video è dedicato ai meno esperti, sarà poco tecnico. Vi dico solo che abbiamo montato questo SSD dalle schede madri un po' più costose a quelle più economiche ai notebook e abbiamo ovviamente effettuato dei test e i test sono stati abbastanza chiari. E ho semplificato il tutto in questo grafico che dimostra chiaramente il vincitore MX500, che si è mostrato molto più reattivo del modello economico BX500. La differenza si trova comunque nel controller, nella qualità della NAND, ma come vi ho già detto, non vogliamo scendere nei discorsi tecnici e vi dico solo che chi vuole acquistare un SSD solo per velocizzare il computer può acquistare anche il BX500 e sotto al video trovate il link, ma chi invece vuole un SSD per il gaming, io gli consiglio di utilizzare il modello MX500. Se avete apprezzato questo video potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando anche un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti o su Telegram o Baldo Info. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!